Il nome di Ilaria Salis ha recentemente scosso l'opinione pubblica italiana. Una vicenda che mette in luce non solo il livello di tensione che permea il panorama politico, ma anche l'inquietante utilizzo dei social media da parte di personaggi che dovrebbero invece mantenere un comportamento sobrio e rispettoso. Ma cosa è successo esattamente? E perché tutti parlano di Ilaria Salis? Rimanete con noi per scoprire i dettagli di questa vicenda che ha lasciato molti senza parole. Nel bel mezzo del dibattito politico italiano, una figura finora sconosciuta ai più ha fatto un ingresso decisamente poco ortodosso. Stiamo parlando del portavoce Ilaria Salis, la cui uscita infelice su Giorgia Meloni ha innescato un vero e proprio incendio mediatico. Le parole usate sono state così gravi da sollevare un coro unanime di condanna, ma la storia, come sempre, ha diverse sfaccettature. Cosa si cela davvero dietro questo attacco verbale? Vediamo insieme tutti i retroscena. Prima di entrare nel vivo, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Solo così non perderete nessuno dei nostri approfondimenti su temi caldi come questo. Il contesto in cui tutto è avvenuto è la fitta rete dei social media, dove le parole possono avere un peso e una risonanza enormi. Ilaria Salis, portavoce di una figura politica di rilievo, si è lasciata andare a insulti estremamente gravi nei confronti di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio dei Ministri. L'offesa, pronunciata durante una discussione accesa, è stata catturata e rapidamente diffusa, scatenando una reazione a catena sui principali media. La frase incriminata «brucia stro asterisk 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 a» è un esempio lampante di come la politica stia degenerando in uno scambio di offese personali, piuttosto che restare un confronto di idee. Questo episodio solleva importanti domande su come le figure pubbliche dovrebbero comportarsi e su quanto i social media stiano influenzando negativamente il dibattito pubblico. Ma chi è Ilaria Salis? Finora poco conosciuta al grande pubblico, Salis è il portavoce di un esponente politico di secondo piano, ma con questo gesto ha ottenuto una visibilità che probabilmente non avrebbe mai cercato in altre circostanze. La sua uscita, chiaramente fuori luogo e offensiva, non solo ha messo in difficoltà il politico per cui lavora, ma ha anche attirato l'attenzione su di sé in maniera molto negativa. Quello che rende ancora più inquietante questa vicenda è che, dopo la diffusione del video incriminato, Salis non ha subito offerto scuse ufficiali. Anzi, inizialmente ha cercato di difendere la propria posizione, salvo poi ritirarsi in un silenzio che molti hanno interpretato come un'ammissione di colpa. Questo comportamento solleva ulteriori interrogativi su come vengono gestiti i social media dai portavoce e dai politici stessi e su quale sia il confine tra il dibattito politico e il semplice attacco personale. E voi cosa ne pensate? È giusto che una figura pubblica come Ilaria Salis venga giudicata per un'uscita di questo tipo? O c'è una linea sottile tra libertà di espressione e responsabilità delle parole? Diteci la vostra nei commenti. Siamo curiosi di conoscere la vostra opinione su questa vicenda. Se credete che episodi come questo vadano approfonditi e denunciati, lasciate un like al video e iscrivetevi al nostro canale. Solo con il vostro supporto possiamo continuare a portare alla luce ciò che spesso viene taciuto. Il caso di Ilaria Salis mette in evidenza come la comunicazione politica stia attraversando un momento di crisi, dove i social media amplificano non solo i messaggi positivi, ma anche quelli negativi, contribuendo a polarizzare ancora di più il dibattito. Sarà interessante vedere come questa vicenda evolverà e quali saranno le conseguenze per la carriera di Salis e per il politico che rappresenta.